sia odio alla natura. Un mito. Per me, ok, è solo un mito. Non è storia. Non è neanche una metafora. Non c'è niente di vero. Steven, se succedono storie come queste è perché esiste almeno un fondo di verità, perché ci sono prove storiche, perché ci sono fatti. È questo che non riesci a capire. Voglio fare un film. Strega. Uno stile di vita. Oh. Sì. Aspetta. Do un'occhiata. Guardali tutti quanti. Insomma, sono tutti ossessionati dalla storia della strega di Blair. Ma per le ragioni sbagliate, inclusi noi. Dark, uno stile di vita, un documentario su di te, tutto vero, tutto registrato, un documentario non mente mai, Kim, un film invece sì. Tutti quanti sono ansiosi di vedere qualcosa, da fretta all'isteria, e le allucinazioni ci sguazzano in situazioni come queste. Ma perché devi per forza applicare la razionalità alla mitologia? Solo perché la gente crede in qualcosa vuol dire che non è più vera? Solo perché la gente crede in qualcosa non è più vera? La percezione è realtà. No. Tu non mi stai ascoltando. Piccola, io so cosa vuoi dire, ma sono puttanata. Sei solo un monomaniaco superficiale e riduttivo. Cosa devo restare? L'ho sentito anch'io. Vai! Te le batti, Zvi, l'ha colpito ancora! Era un colpo, cazzo! Di la verità che abbiamo risposto ai vostri sogni più orgasmici. Che ci fate voi qui? Gruppo turistico a spasso con la strega di Blair. E la vostra scusa? Gruppo turistico caccia alla strega di Blair. Ci posso credere? Dovevi badarci sul cazzo a queste cose! Non doveva succedere, merda! Abbiamo noi giurisdizione qui, abbiamo un permesso. Ah sì, di Claves? Stronzate, vediamo. Stronzate! E in mezzo! Stronzate! Ok, mettiamola così. Solo un bruco passerà qui la notte, o il nostro o il vostro, e io dico che sarà il nostro. Vi si ritorcerà contro, moltiplicato per tre. Che dice questo? Beh, nella tradizione di questa, vi cadranno le palle per terra nel giro di tre giorni. Ehi, ragazzi... Possiamo sistemare la cosa, che problema c'è? Dateci solo fino all'alba e poi sgombiamo il campo. Ora fa freddo, siamo stanchi. Siamo anche un po' agitati. Abbiamo visto qualcosa su a Coffee Rock oggi. A Coffee Rock hanno sì, visto qualcosa? Esatto, su a Coffee Rock. Potremmo andare a farci venire un infarto. Ragazzi, basta parlarne, ho già lo stomaco chiuso. Io voglio soltanto tornare a casa. A cosa aspettiamo, eh? Possiamo vedere questa cosa a questo posto, il Coffee Rock? Il Coffee Rock, strega di Blair, Coffee Rock. Sì. Sentite, non sono venuta fin qui dall'Europa per vedermi qualche vecchio albero, ok? Ho pagato una barca di soldi per vedere qualcosa e vorrei vedere qualcosa. Contenti voi. Su, andiamo. Andiamo. E un'altra volta scegliete a spasso con la strega di Blair. La prossima volta, accordatevi a noi. Grazie. Il mio biglietto. Cercate, sono su internet. Caccia alla strega di Blair, ricordate. Ciao. E nessuno li rivide mai più. I loro filmati furono ritrovati un anno dopo, sottoesposti e inutilizzabili. Qualcosa mi dice che quei rotti in culo potrebbero anche tornare. Secondo me non l'hanno mandata giù che gli abbiamo fregato il posto stanotte. Ma io non credo che ci sia da preoccuparsi. E poi... staremo su tutta la notte, baby! Vai, vai! Terremo gli occhi aperti. Non torneranno. Cosa te lo fa credere? Niente, lo so. Arrivo fra un secondo. La notte è nostra! E come la mettono i tuoi genitori? Sì, col fatto di avere per figlia una strega. Mio padre è un pastore episcopale in una piccola comunità che si chiama Melsville, nell'Illinois. Non mi dire. Troppo padre! Quante birre hai bevuto finora? No, sì, in confronto a te un pesce è asterico. Dico soltanto che dovresti andare che piano. Palle, è già la seconda volta che sento la stessa musica. Oh,